Pace bene a tutti voi. Sono Fra Thomas, un frate della provincia cappuccina dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, qui in Australia, e faccio il lavoro dell'animatore delle vocazioni. Vorrei ringraziarvi in anticipo per le vostre preghiere con noi e per noi qui in Australia. Vorrei chiedere le vostre preghiere soprattutto per i nostri giovani, specialmente in questo periodo di isolamento, per coloro che stanno trovando questo tempo molto difficile per la loro salute mentale, per chi ha perso il lavoro, per chi soffre di depressione, per chi soffre di povertà. E preghiamo per i giovani che hanno problemi in famiglia, per coloro che si sentono soli, per coloro che hanno problemi di stress e per i loro studi. Preghiamo per una generosa effusione dello Spirito Santo sui giovani in tutto il paese, per coloro che non conoscono ancora Cristo, per coloro che lottano nella nostra cultura secolare perché possano vivere e mantenere la fede, per coloro che hanno difficoltà a pregare, per coloro che stanno facendo un discernimento della volontà di Dio nella loro vita, per coloro che lottano contro gli ostacoli delle dipendenze e preoccupazioni riguardo all'immagine corporea e alle pressioni sociali. E più ampiamente preghiamo anche per i capi del governo in questo tempo critico, per la saggezza e per il discernimento nel loro processo decisionale, per tutti coloro che sono ancora colpiti dagli effetti delle nostre recenti catastrofi naturali, in particolare per gli incendi boschivi avvenuti all'inizio di quest'anno. Preghiamo per la Chiesa Cattolica qui in Australia, per i nostri vescovi e i leader della Chiesa, e per favore, pregate anche per noi cappuccini, per la provincia dei cappuccini qui in Australia, che si estende in tutta l'Australia, per un aumento delle vocazioni al nostro stile di vita e anche per i nostri giovani che sono già in formazione. E finalmente preghiamo per tutte le molteplici necessità che si trovano nei cuori degli australiani in tutto il paese. Le affidiamo tutte nelle mani di Maria Ausiliatrice, che è la patrona dell'Australia, di cui festa abbiamo appena celebrato qualche giorno fa, mentre ora preghiamo insieme. Grazie a tutti voi e Dio vi benedica.